Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi. Oggi ti mostrerò come installare Stable Diffusion XL sul tuo computer locale. Ciò significa che il tuo computer si occuperà di generare tutte queste immagini AI che vedi scorrere in questo momento. Quindi non ti costerà nulla, è completamente gratuito. Ciò significa anche che puoi fare cose come generare immagini non censurate. Ed è questa la bellezza del codice open source ed è anche il motivo per il quale Stable Diffusion è così popolare. Ognuno di voi ha diversi livelli di conoscenze tecniche. Ti darò molte spiegazioni con la dovuta calma in questo video, in modo che anche gli utenti meno esperti possano installarlo. Se hai difficoltà durante l'installazione, in qualsiasi punto, sentiti libero di lasciare un commento qui sotto oppure addirittura di iscriverti al mio gruppo di supporto Facebook. Trovi il link nella descrizione qui sotto. Detto questo, se sei un utente più avanzato, sentiti libero di saltare alcune parti di questo video e ignorare molte delle mie spiegazioni più basiche. Inoltre, questo tutorial è per dispositivi Windows. Quindi, se avete un Mac, dovresti guardare un tutorial differente. Io non sono molto pratico di quell'ambiente. Detto questo, iniziamo! La prima cosa che andremo a vedere è se il tuo computer è pronto per far girare come si deve Stable Diffusion e te lo faccio vedere in maniera molto semplice. Se hai un ambiente Windows, come detto, vai in basso a sinistra sul cerca, gestione attività oppure Ctrl Alt Canc, come preferisci. Vedi diverse tab qui, vai sulla tab prestazioni e a questo punto guardi fino a qui sotto. Se qui non vedi la scritta GPU, potrebbe essere che il tuo computer abbia un po' di difficoltà nel far girare Stable Diffusion XL. Ma non ti preoccupare, perché se stai sintonizzato ti farò vedere all'interno di questo tutorial anche come farlo girare se non hai un GPU esterna, perché potresti avere un computer performante con una CPU molto potente e quindi farlo funzionare ugualmente. Andiamo ora alla parte pratica dell'installazione. Ti insegnerò a fare partire Stable Diffusion XL con ConfiUI. È un programma che non necessita l'installazione, una versione portable. Questo aumenta la possibilità che funzioni anche sul tuo sistema. Quindi, dal link che ti fornisco, ci clicchi sopra e vai in questa pagina. Se sei in alto, scendi fino a quando non trovi Direct Link to Download e inizi a scaricarlo. Sono circa 1,3 GB, quindi ci metterà un attimino. Una volta che l'hai scaricato, selezioni Estrai e decompatti la cartella. Ci metterà un po'. Se non hai un software per decompattare, ti consiglio di utilizzare 7-Zip oppure WinRAR, quello che preferisci. 7-Zip lo scarichi direttamente da questo link, scarichi, installi e poi con il tasto destro direttamente sulla cartella zippata puoi decomprimere i file. Nel frattempo che stai decomprimendo i file, dall'altro link puoi scaricarti il checkpoint. Sono circa 6 giga, quindi mettiti calmo, ci metterà un po'. Una volta che hai finito di scaricarlo, ti faccio vedere il percorso dove devi inserirlo. Ovviamente deve avere finito di essere decompattato il ConfiUI. Andiamo dentro in ConfiUI, ConfiUI Portable, ConfiUI, poi andiamo su Models, quindi Checkpoint, e vedi la scritta Put Checkpoints Here. Quindi qui dentro andrai a copiare il modulo con l'estensione Save Tensors, quello di 6 GB che hai appena finito di scaricare. E siamo finalmente arrivati al punto di partire col nostro Stable Diffusion XL. Andiamo nella cartella che abbiamo decompresso, entriamo, Portable, andiamo qui dentro e ti consiglio caldamente di leggere il file README, dove trovi scritto che se hai una GPU NVIDIA, fai partire il file run nvidiagpu.bat. Se invece non ce l'hai, fai partire in slow mode, o se hai una GPU per esempio AMD, oppure se non hai proprio una GPU aggiuntiva. Come fare a capire se è un NVIDIA? Molto semplice. Ti ricordi quando siamo andati sulla scheda prestazioni che dovremmo avere ancora aperto da qualche parte? Eccola qui. Qui trovi scritto GPU NVIDIA. Oppure in un qualsiasi punto dello schermo clicchi col tasto destro e ti trovi il pannello di controllo NVIDIA. Ok? Quindi a questo punto siamo pronti per partire. Io, come hai visto, ho una GPU NVIDIA, quindi cliccherò due volte su Run NVIDIA GPU.bat. Ti partirà un prompt, questo, alla fine del quale ti dirà to see the guy, go to, e ti dà un indirizzo. Dovrebbe già aprirti in automatico il tuo browser.
Se abbiamo fatto tutto in maniera corretta, a quell'indirizzo ci troviamo una pagina come questa. Sembra complicato, ma non ti preoccupare perché adesso ti spiegherò come muoverti. All'interno di questa interfaccia a nodi, ecco cosa ci andiamo a trovare. Qui a sinistra abbiamo il checkpoint che abbiamo scaricato. Se ne scaricate degli altri e li mettete in quella cartella, li trovate qui dentro. In questa tab qui in alto troviamo il nostro prompt. E questo è quello di default. Qui sotto invece troviamo il negative prompt. Qui troviamo le dimensioni. Possiamo per esempio andare a cambiarle, 768, e diamo ok. Qui invece il prefisso del nome con cui verrà generata l'immagine, ma non me ne preoccuperei troppo per adesso. E senza scendere nei dettagli troppo avanzati, andiamo per esempio a cambiare il nostro prompt. Beautiful. Girl with blonde hair. Una bella ragazza coi capelli lunghi biondi. E quando siamo pronti per generare, andiamo qui e premiamo su Cue Prompt. Come vedi, diventa verde questo punto del nodo, va a caricare il nostro checkpoint, è passato al Clip Text and Code e adesso sta facendo il campionamento di questa parte qua. Perdonami se ti interrompo, ma questo mi sembra un concetto importante, puoi spiegarlo meglio? Ti ringrazio per la domanda, ma per questi concetti che sono un pochettino più avanzati, ti rimando al corso completo su Stable Diffusion che, anche se non fa girare la versione XL, che è una versione standalone, è un corso molto molto più dettagliato su tutti questi parametri che necessitano un pochettino più di approfondimento per essere spiegati. Ora, a seconda della tua GPU potrebbe richiedere tempi diversi. In generale SDXL non è il modello più veloce, ma sicuramente non è lento. Spero che tu sia riuscito a installare ConfUI e a generare le immagini che desideri sul tuo computer gratuitamente. Di nuovo, non esitare a fare domande nei commenti qui sotto o nel mio gruppo Facebook. La mia community è molto disponibile. Fammi sapere nei commenti se ti fa piacere approfondire l'argomento per ottenere risultati più performanti come questo, che possono cambiare notevolmente il risultato finale. Grazie mille per la visione, metti like ed iscriviti al canale se ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video.